Ciao ragazze, ciao ragazzi, è finalmente arrivato il momento in cui vi faccio il video sulla mia nuova casetta completamente arredata, ovvero, come vi dicevo su Instagram, diciamo che è finita al 90%, ma c'è ancora un 10%, alcune cosine che mi devono arrivare, ancora qualcosina, ecco, che devo sistemare, però vi ho chiesto su Instagram se volevate aspettare che mi arrivasse tutto e quindi di vedere la casa completa al 100%, oppure se siete super curiosi. Se volete vederla già da subito, e la stragrande maggioranza di voi, eravamo tipo quasi all'80%, vuole vedere la casa subito. Quindi questo è il video, però appunto ci tengo a precisare che non è completamente finita perché io personalmente non sono ancora al 100% soddisfatta, ma solo il 90%, quindi molto felice. Però mi mancano ancora appunto alcune cosine, ma qui l'IKEA non sta consegnando più, hanno bloccato letteralmente. Prima ci mettevano tantissimo e i tempi erano lentissimi, adesso hanno proprio bloccato completamente tutte le consegne, quindi non so quando mi arriverà e le altre cose che ho ordinato non dall'IKEA sono molto in ritardo, quindi non so quanto ci metterò per finire completamente la casa, però appunto al 90% ci siamo. Comunque, se non avete ancora visto il video della casa vuota, andatelo a vedere, vi lascio il link qua sotto nel box informazioni, perché in quel video vedrete anche parti della casa, insomma c'è la piscina, c'è la sauna, c'è il solarium, ci sono parti della casa in cui, che in questo video non vi faccio vedere, però appunto se volete vedere la piscina eccetera potete andare qua sotto a vedere l'altro tour che avevo filmato appena entrato in casa. Letteralmente quando mi hanno consegnato le chiavi ho subito filmato l'home tour per voi, quindi scusatemi se vi ho fatto aspettare tanto, ma appunto sono arrivate le ultime cosine ieri e quindi adesso insomma posso, almeno ho un paio di mobili in terrazzo che posso farvi vedere, quindi non vi anticipo altro ragazzi, sono molto emozionata di farvi vedere la mia nuova casetta ad Amsterdam, perché sono felicissima qui ed ho trovato proprio la mia bolla, insomma non so come spiegarlo, però mi sento proprio a casa. Questo è quanto, non vi rubo altro tempo, vi lascio direttamente all'home tour. Mua! Eccoci qua, questo è quello che vediamo appena entrati, abbiamo la porta d'entrata alle nostre spalle. Adesso vi spiego tutto quanto per bene in modo da farvi sentire più a casa che posso. Questa è appunto la porta d'entrata e se proseguiamo verso destra abbiamo il corridoio che ci porta in soggiorno, ma prima direi di entrare nella mia cabina armadio, visto che è l'unica stanza che avete visto per ora della mia casetta, direi di iniziare subito appunto da questa. E qui, come vi dicevo, manca ancora una mensola che sto aspettando di poter ordinare dall'IKEA, perché non fanno consegne per il momento, quindi adesso ci sono tutte le mie scatole vuote, varie robe che porterò in cantina, però appunto per adesso non posso ordinare la mensola, quindi questi sono gli armadi che avete già visto molto bene. Poi qui sotto c'è la mia collezione di gioielli, i miei orologi, uno lo sto indossando, gli occhiali da sole, questa è una cosina che ho preso da Tiffany che vi farò vedere a breve in un vlog, faremo lo spacchettamento, per adesso non vi anticipo nulla. E appunto qua sotto vi faccio vedere molto velocemente, ci sono i miei gioielli, altri gioielli, e poi invece qua sotto ci sono tutte le mie scatole vuote. Ah no, qui ci sono costumi, asciugamani. Qua sotto invece ci sono tutte le mie scatole vuote, robe che mi avete consigliato di portare in cantina, e seguirò assolutamente il vostro consiglio. Non so neanche perché le sto tenendo tutte qua, perché effettivamente avrei un cassetto in più da utilizzare, quindi vi ringrazio. Poi qui ci sono i miei trulli, ci sono un sacco di cose che mi sono appena arrivate, quindi non calcoliamo come sempre. Qui manca ancora il quadro, perché purtroppo sto aspettando ancora che mi arrivino i cosini per appendere i quadri senza fare i buchi nel muro, insomma, quindi sono tipo delle striscette adesive, quindi sto aspettando
Ancora che mi arrivino, quindi i quadri ancora non li vedrete in questa stanza, per il resto della casa sì. E poi qui appunto c'è la mia collezione di make-up. Avete già visto l'interno, se volete rivedere appunto andate qua sotto nel box informazioni, trovate il link al tour della mia cabina armadio, così potete vedere tutto nel dettaglio questa stanza se volete vedere meglio. E appunto ci sono i trucchi, il mio kit con benefit, eccetera. Poi qui invece c'è la mia postazione make-up. L'altra volta non vi avevo fatto vedere lo specchio e quello che uso è questo con le lucine che posso anche avvicinare se mi serve. Quindi qui appunto in questi due cassetti ci sono un sacco di trucchi da una parte e altre cosine di lavoro dall'altra. E appunto qui ci sono i miei pennelli. E qui ci sono altri trucchi che uso, insomma, più spesso in questo periodo perché poi cambiano in realtà. Mi chiedete in tanti dove ho preso la scrivania, ma purtroppo non ricordo il nome del sito e l'avevo trovata per caso googlando. Non mi ricordo se avevo googlato Vanity oppure Drawer, Mirror, Vanity, Mirror, Drawer su Google e l'avevo trovato, ma mi sa che era un sito olandese se non sbaglio. Qui ci sono appunto i quadri che devo ancora appendere, tra cui mi è arrivata anche la cornice per appunto la mia locandina, diciamo, insomma, del mio kit con benefit, quindi potrò appenderla non appena mi arrivano le striscette adesive. Per adesso, appunto, questa è la mia postazione make-up con la mia poltrona rosa che adoro. E poi da quest'altra parte, come sapete, invece ci sono le mie borse e le mie scarpe. Qui vi devo ringraziare perché mi avete dato un'ottima idea, appunto, come già avevo un po' pensato io, ma mi avete detto Nicole, fallo ad angolo il mobile. Vi ringrazio perché è un'ottima idea. Volevo già fare l'ordine all'IKEA. Ma appunto è impossibile per il momento, è anche comprensibile alla fine, quindi è giusto che anche i corrieri possano stare al sicuro, quindi comunque seguirò il vostro consiglio e sposterò queste due scarpiere verso sinistra e poi qui ne metterò una al centro in modo da far diventare tutto il mobile una continuazione e con appunto il mobile ad angolo e qui manca sempre la mensoletta che ho già messo da questa parte, qui manca, dovrebbe arrivare a fine mese. Questa è stata l'ultima cosa che sono riuscita ad ordinare da IKEA. Prossimamente, magari vi farò l'update quando finalmente potrò sistemare tutto quanto. Così è per il momento, ci sono tutte le mie borse. Con la nuova arrivata, lo so, ve ne parlo troppo. Ok, sono un po' fissata, quindi qui ci sono tutte le borse. Ho appena messo via il trolley perché sono stata nell'hotel. Insomma, se mi seguite su Instagram sapete tutto quanto. Ho fatto la turista nella mia città questo weekend, quindi sono appena tornata. E qui appunto ci sono borse e scarpe. Non vedo l'ora di aggiungere il mobile ad angolo in modo da poter sistemare anche il resto delle scarpe e le altre che acquisterò in futuro. Da questa parte invece c'è la lavanderia, c'è la lavatrice, l'asciugatrice, vi faccio anche vedere, ma qui c'è un casino per il momento, ragazzi, quindi appunto asciugatrice, lavatrice, non vi faccio vedere altro che da questa parte è il delirio, c'è veramente. Ok, e quindi direi che questo è quanto per quanto riguarda la mia cabina armadio. Vi faccio di nuovo come sempre una panoramica, eccoci qua. Adesso direi proseguiamo così finalmente vedete il resto della casa, giustamente. Allora, usciamo da questa parte e qui appunto ritorniamo nel corridoio, porta principale, bagno piccolo che vediamo alla fine. E qui appunto, allora qui ci sono, c'è un appendiabiti ed ho appeso giusto un paio di giubbotto, un cappotto che uso più spesso. Là sopra ciabatte per gli ospiti e immancabile anche il coso di scotch per i peli dei gatti dell'IKEA. Da questa parte proseguiamo verso il soggiorno. Qui, come potete vedere, ho messo questo specchio grande che ha tutte questi dettagli molto carini, un po' vintage. E questo nell'altra casa era nella, non mi ricordo se all'ingresso in una delle due cabine armadio. Comunque è molto molto bello perché è bello grande e mi piace molto in questa, mi piace molto qui anche perché è pratico, prima di uscire posso specchiarmi in modo completo, è proprio qui all'ingresso. Poi allora qui lo sappiamo, qui c'è il videocitofono. Poi qui ho messo questi due quadri,
Ci sono Coco Chanel e questo quadro bellissimo con le rose, mi piacevano un sacco assieme e se non sbaglio sempre questi due li avevo all'ingresso nell'altra casa, voi sicuramente vi ricordate più di me. Poi proseguiamo quindi verso il soggiorno, qui c'è la mia stanza, la vedremo tra poco, lì c'è il bagno. Appunto, proseguiamo verso il soggiorno, eccolo qua. Da questa parte ho messo il divano con il tappeto, il tavolino, insomma, lo sapete, i mobili sono esattamente gli stessi che avevo nell'altra casa. Qui possiamo vedere Gatta Stellina, sempre sul suo posticino. Ciao gattina, ciao Gatta Stellina, questo è il tuo posto, vero? Solo lei ci può andare qua. No, patatina. Quindi sì, questo è il soggiorno e da questa parte invece c'è il mobile della TV. Con la TV ho messo questi due quadri che avevo ovviamente anche nell'altra casa, li ho messi qui e mi piacciono un sacco. Ci sono un po' i riflessi delle finestre, ma appunto. E poi qui ho messo invece questo piccolo, non so come si chiama in realtà, è un piccolo mobiletto con sempre fatto a specchio, mi piacciono un sacco e ho voluto come tema avere più presente il colore argento qui, più che l'oro, a parte questo vassoio che anche lui è a specchio, però ha anche tutta la bordurina in oro, però per il resto, e appunto la statuina, per il resto ho mantenuto il mio originale argento rosa e grigio per il soggiorno. E qui appunto, qui ho messo i libri che vi avevo fatto vedere, uno è stato un regalo e gli altri li ho presi io come autoregali di Natale. E poi qui ci sono sempre le mie solite, la statuina del Buddha e insomma tutte le cosine che avevo nell'altra casa, però le ho sistemate appunto così. Gatta Stellina lì. Da quest'altra parte invece c'è la cucina che adesso vi faccio naturalmente vedere. Qui ho messo il tavolo che, visto che ha sei, in realtà ho altre due sedie in cantina, ma era un pochino troppo. Io, cioè, sono da sola e ne ho sei, in caso vado giù e ne prendo altre due, però insomma, quindi ho spostato un pochino il tavolo verso il muro, appunto, quindi ho mantenuto sempre le mie sedie rosa in velluto, io adoro, sono dello stesso materiale della poltrona e le ho prese su Maison du Monde, adoro, e queste invece le ho prese su Amazon, molto belle, molto consigliate, e a me piace un sacco avere le sedie così di due tipologie diverse, mi è piaciuta un sacco come idea. E qui appunto c'è la cucina, adesso fuori sta piovendo, quindi non c'è tantissima luce, sta iniziando proprio a diluviare. E quindi appunto qui c'è la cucina con i miei, magari accendiamo la luce. Eccoci con tutte le mie cosine, rigorosamente rosa, ragazzi. Eccoci qua, il quadro mio e dei gattoni stile Simpson che vi faccio sempre vedere perché adoro le mie cosine. Smeg i miei elettrodomestici rosa, voglio prendere ancora il tostapane assolutamente. Altri dettagli rosa, tadam! E sono riuscita a far stare tutto. C'è in realtà più spazio qui in questa cucina che nell'altra, quindi insomma sono contenta, lì ci sono vasi, alcune cosine della tun. E questa, ragazzi, è la cucina. Qui invece, vabbè, qui ci sono le mie solite Yankee Candle che adoro. Questa è Vanilla French Toast. Se non la conoscete, ragazzi, provatela, è dolcissima. Quindi vi devono piacere le fragranze dolci, io le adoro. E questa invece è natalizia e non so se bruciarla adesso o aspettare il prossimo anno perché è nuova, nuova, nuova. Forse una volta l'ho accesa. Sì, mi sa una volta. Ed ha un profumo anche questo buonissimo che non saprei descrivere, ma sa veramente di Natale. E qui invece c'è la zona con il nuovo grattino dei gatti, ne ho preso uno un pochino più piccolino e qui ci sono le loro ciotole,
Qui ci sono giochini, vanno spesso a dormirci, a parte sull'ultimo piano, qua non ci vanno perché cioè, secondo me devono fare troppa fatica per salirci e poi scendere, quindi vanno a dormire o là o qua al massimo. E questo è quanto per quanto riguarda la cucina ed il tavolo da pranzo. Qui dietro al divano non vi ho fatto vedere bene, ma ho messo un'altra di queste console. E ho messo i miei fiori di The Roseland Company, sono quelli che non mi ricordo mai, sono quelli trattati, insomma, che durano tantissimo. E qui ci sono alcune delle mie fatine preferite e alcune foto di mia nonna, della mia migliore amica, e poi questi invece sono mia mamma e mio papà con i riflessi, non so se riuscite a vedere bene. Eccoli qua. Su una moto che io non ho mai visto, almeno non mi ricordo di averla mai vista. Comunque, questo è appunto, e poi ho messo lo specchio che non vado ad appendere perché secondo me è veramente troppo pesante da appendere con quelle striscioline adesive e non mi va di fare buchi nei muri, quindi lo lascio così, che secondo me è comunque molto carino. E qua sotto invece c'è il mio robottino aspirapolvere. Ovviamente ho messo le mie varie cosine, la Torre Eiffel, eccetera. Lì c'è il quadro di Prada, effetto marble, effetto marmo. E qui c'è sempre Gattastellina. Come potete vedere ho preso due... Fuori sta grandinando addirittura, non lo so. E ho preso queste due copertine rosa che secondo me stanno molto molto bene. E a Gattastellina piace tantissimo. E poi qui appunto c'è il puff. Questa è la mia orchidea meravigliosa che vorrei tanto dirvi. Ragazzi, guardate quanto è bella la mia orchidea. È assolutamente finta in plastica. Insomma, non prendiamoci in giro. Questa invece è vera. E sta facendo un sacco di nuove... A parte quando Gattastellina va a mangiarsela, ok? Però sta facendo un sacco di nuove foglie, ma non so se perché questo è lo stelo dell'anno scorso che avevo tagliato, non so se ne sta nascendo uno nuovo, se tipo potrebbe essere questo oppure non lo so, insomma. Comunque datemi qualche consiglio se siete esperti, perché mi piacerebbe davvero che fiorisse di nuovo. E qui invece ho, qui su questo vaso ho messo, vi ricordate la decorazione del pacchetto Chanel del mio ultimo video haul? Eccolo, l'ho messo alla fine qui su questo vaso, secondo me ci sta molto bene. Qui ci sono altri libri, anche questo Chanel è stato un regalo, e altre cosine. Questo di Saint Laurent o Cartier, insomma li ho messi tutti qua perché avrete notato che non ho tenuto le librerie, perché onestamente tutti i libri che leggo sono quasi tutti ebook, quindi non aveva senso sprecare spazio. E questo è appunto... Non uso, tra l'altro ho la TV ma non la guardo mai, solo per Netflix. Comunque questo è quanto... Per quanto riguarda il soggiorno, mi piace un sacco il mio quadro con la Torre Eiffel, adoro, adoro troppo, ed è di disegno, sono tutti di disegno questi quadri. Questo è appunto il soggiorno. E lì abbiamo la cucina. Se vi chiedete cosa sono quelle cose blu lì in alto, sono le cassette del supermercato che restituisco poi una volta che ritornano a portare altra spesa. Quindi... questo è quanto, ciao! Ciao patatina, sei bellissima! Sei bellissima, Gattastellina voleva salutarvi. Mi siete mancati ragazzi, mi siete mancati. Questo è il soggiorno da un'altra prospettiva, cerco di farvi vedere tutte le prospettive possibili così vi sentite appunto più a casa. Quindi adesso salutiamo Gattastellina e andiamo verso... vi faccio vedere prima il bagno. Entriamo appunto, faccio vedere il bagno, che ovviamente non è cambiato tantissimo perché il bagno già era così, insomma, no? Quindi la casa arredata, ho aggiunto i miei prodotti. Qui c'è, non è bellissima da vedere, ma questa è real life e non volevo spostarla per farvi vedere il bagno perché non sarebbe stato
spontaneamente onesto, non lo so. Quindi questa è la nuova lettiera dei gatti, se vi interessa. Ho preso la XXL, la adorano, è gigantesca, riescono a muoversi bene dentro, quindi insomma Denver non sta più facendo la pupù in giro, quindi forse abbiamo risolto il problema, che già non avevo tantissimo nell'altra casa, però diciamo che in Italia lo faceva di più, ecco. Adesso che è tornato a casa sua in Olanda è un po' più contento. Comunque appunto con questa non sto più avendo nessun tipo di incidente, e qui c'è appunto la vasca da bagno con il mosaico che mi piace tantissimo, è bellissimo secondo me questo bagno, e avete notato che è anche molto luminoso. Qui appunto c'è la vasca, e da quest'altra parte, spero di non farvi girare troppo la testa, da quest'altra parte invece c'è la doccia. E qui l'unica cosa che è cambiata dal video che vi ho fatto vedere della casa vuota, ovviamente, sono tutti i miei prodotti, prodottini, eccetera, che lì c'è troppo poco spazio, quindi ne ho messi altri là sotto, ma sto pensando di acquistare un altro porta prodotti per il bagno. Se avete consigli fatemi sapere, ma una di quelle cose che poi non cade costantemente perché non sopporto, quindi appunto questa è la doccia, e mi piace che sia veramente veramente gigantesca. Da quest'altra parte invece abbiamo il lavandino, che è doppio, e io adoro avere il doppio lavandino, solo per me è fantastico. E poi appunto lo specchio, qui ho messo la scritta Dream che non sapevo dove mettere, ma secondo me qui ci sta molto bene. E abbiamo appunto lo specchio che è molto ampio, e il lavandino con tutti i miei vari prodotti. Qui ho messo lo Chanel numero 5, è bellissimo e lo sto usando ogni giorno praticamente, e altri prodottini, l'Invisalign eccetera, che sono entrata nella doccia per farvi vedere questo prospettivo. Comunque appunto questo è il bagno, ma usciamo adesso, vediamo il resto. Quindi andiamo verso la camera da letto, che è questa porta che avete già visto un pochino nella morning routine. E qui immagino esattamente ci sia anche il signor gatto Denver, che non dovrebbe starci sul letto. Non dovresti stare sul letto tu. Non gliene frega minimamente niente. E quindi ragazzi, questa è la mia camera da letto, eccoci qua. Sono riuscita a guadagnare molto spazio perché ho comprato questi contenitori all'IKEA e ne ho messi tre, e quindi ci ho messo tutta la mia roba estiva, i tappetini, naturalmente il letto, i comodini, i mobili sono sempre gli stessi. Salve! Com'è? Ti sei ambientato in casa nuova? Ok. Ti piace stare sul letto? Lo immaginavo. Altra prospettiva, la camera da letto. Sopra il letto ho messo sempre quei quadretti che avevo anche nell'altra casa. Qui ci sono altre di quelle rose, però di un altro brand. Queste sono di Venus e Fleur. E questo è il libro che sto leggendo in questo momento. E cosa c'è? Quando lo inquadro non dice più. Amore mio, ho capito. Quindi se da un'altra prospettiva questo è il letto, qui ci sono appunto i comodini. Da quest'altra parte invece ho messo il comò. In realtà stavo pensando di prenderne uno più grande, perché qui c'è ancora un bel po' di spazio, e qui ci sono tutti i miei profumi, a parte il Chanel numero 5 che avete visto che ho messo in bagno, ed eccoli qua. Mi chiedete spesso di fare la collezione dei profumi, ma non so descrivere benissimo le fragranze, quindi non sono certa di essere in grado, ma questi sono appunto, potete vederli, i miei profumi. Manca solo il Givenchy, l'Inter D, che è uno dei miei preferiti, ma l'ho finito. Comunque per il resto sono questi qui. Sempre lo stesso discorso per questo specchio, che è talmente pesante, non volevo appenderlo perché non mi fido, neanche appunto con le cose adesive che mi arriveranno non mi fido, quindi l'ho lasciato appoggiato così. E poi qui ci sono, qui c'è la mia snowball
di Chanel che avevate visto nel video sui miei autoregali di Natale. L'ho messa qui e starà sempre esposta, non me ne frega niente se è estate o qualsiasi altra stagione, rimane sempre qua perché è bellissima. Qui ci sono questi fiori finti, ogni tanto ci spruzzo del profumo, e profumo non troppo perché ovviamente poi è troppo, però un pochino profumano la casa, quindi appunto. E qui poi ho messo invece il mio quadretto All You Have Is Now, per ricordarmi che la cosa, l'unica cosa importante è il momento presente e l'adesso, né il passato né il futuro. Vedremo se ne prenderò uno più grande di com'ho, comunque vi aggiornerò, perché appunto vi dicevo non è completamente finita per adesso la casa. E poi da quest'altra parte, come ben sapete, lì c'è il terrazzo, il terrazzino. E adesso vi faccio vedere. Tra l'altro mi avete detto: Nicole, metti le tende, ma le tende ci sono, sono nuove. E qui c'è il terrazzino, ragazzi. Ho comprato questa rete, adesso vi faccio vedere se è aperto. Sì, vi faccio vedere. Qui intanto non mi va di uscire perché è tutto bagnato, ragazzi. Comunque da questa parte potete vedere, ho preso un tavolino con le sedie che mi sembrava carino avere, visto che è un terrazzo che è parecchio grande. Allora, quella invece è una pianta che avevo all'interno, non so dove metterla, l'ho messa qua. Però, come potete vedere, ho preso questa rete che è meravigliosa perché non mi fa avere le vertigini, ma l'ho presa di 5 metri e non arriva fino alla fine, quindi ne ho ordinata un'altra che andrò a, appunto, ad applicare vicino, ed è rinforzata con il fil di ferro. E sotto c'è un'altra rete, tra l'altro, quindi sono molto contenta, ma appunto devo finire quest'altra parte di terrazzo. Comunque, questo è il cielo di oggi. Non so forse se ha smesso di piovere o se sta per arrivare un altro acquazzone. Comunque, questo è appunto il nostro cielo olandese di oggi. Ragazzi, scusate se non esco, ma appunto non mi va di bagnarmi perché è tutto bagnato. E questo è quanto per quanto riguarda il terrazzo, ragazzi. Naturalmente in primavera, in estate ci metterò dei fiori, voglio metterci altre ortensie, faremo una cosa molto più carina, ma adesso nel bel mezzo dell'inverno più di tanto non si può fare. Se avete però consigli assolutamente sul terrazzo, fatemi sapere. Vorrei mettere anche i vasi qui, magari mettere i gerani, non lo so, insomma vedremo. Per adesso appunto il cambiamento è il tavolino. E finiremo appunto di recintare il tutto, così è molto più sicuro per i gatti. E poi, rientrati dal balcone, salutiamo Gatto Denver. Ciao Gatto Denver. La stanza l'avete vista, e usciamo e torniamo verso l'ingresso, così vi faccio vedere il bagnetto. Come sapete, qui è sempre staccato, in Olanda c'è soltanto il WC, quindi appunto porta d'entrata, e qui a sinistra c'è il bagno. Ed eccolo qui, appunto è piccolino, ma ci ho messo delle cosine carine, un quadro, da questa parte c'è lo specchio con il lavandino, e poi ci ho aggiunto anche il tappetino. E questo è quanto per il bagnetto. E quindi, ragazzi, questo mi sa che è tutto per quanto riguarda la casetta. Avete visto veramente tutto. Porta d'entrata, di là si va verso il soggiorno, camera da letto, bagno, e poi appunto soggiorno e cucina, e il terrazzo è nella stanza da letto. E poi qui abbiamo appunto l'ingresso, lo specchio, bagnetto che avete appena visto da questa parte, e qui c'è la mia cabina armadio. Quindi questo è quanto per il nostro home tour. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Finalmente avete visto tutta quanta la mia casetta completa, arredata e finita, o quasi, perché c'è sempre quel 10% di cui vi parlavo all'inizio. Comunque sono molto contenta di aver filmato finalmente questo video per voi, così da adesso in poi potrò filmare i vlog, potrò filmare
tutti gli altri video, perché prima non volevo spoilerarvi la casa, e in più per me è anche importantissimo che voi vi sentiate a casa, e adesso che l'avete vista completamente, secondo me potete appunto sentirvi a casa perché la conoscete. Per me è importante che vi sentiate a casa vostra, sia nei vlog, ma in realtà in tutte le tipologie di video. Quindi questo è quanto per oggi, mia family. Io vi mando un bacio gigantesco e vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e noi ci vediamo come al solito domani puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.